5 novembre 2021. Amministratori disonesti. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 16. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore, questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho forza, mendicare mi vergogno. So io cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scalti dei figli della luce. C'è una scaltrezza di questo mondo che trova nel bene delle vie brevi per arrivare al risultato buono, ma per chi è abituato a pensare ed agire nella linearità non è immediatamente comprensibile. Eppure Dio attende tutti i suoi figli che in modi differenti sanno giungere a Lui. Ebbene, nella parabola Gesù, attraverso le parole del padrone, che è stato frodato dal suo amministratore, loda la sua disonestà. Certamente facciamo fatica a giustificare questa affermazione per il fatto che l'amministratore sembra piuttosto aggiungere una seconda frode alla prima. Dove starebbe allora il buono in tutto questo? Con un licenziamento alle porte, il disonesto si assicura invece un aiuto per la vita con i beni sottratti ancora una volta al padrone. Di contro ci viene in mente Zaccheo che, avendo rubato e frodato, vuole riparare con una compensazione sovrabbondante il danno. Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno restituisco 4 volte tanto. Rimane allora inspiegabile la lode del padrone alla seconda frode dell'amministratore. Gli amanti della giustizia fiscale possono gridare allo scandalo, ed in fondo al nostro cuore abbiamo forse tutti questa voce che reclama e chiede una condanna maggiorata per il disonesto. Ma Gesù vede diversamente, perché quel che gli interessa non sono i beni materiali, ma un cambiamento del cuore di quell'uomo. I beni infatti sono un mezzo e non un fine, come invece purtroppo siamo portati immancabilmente a pensare. La fatica per averli, per conservarli, per assicurare il benessere in futuro. Per Gesù i beni terreni sono frutto del lavoro e della provvidenza di Dio, ma il fine sulla terra non è la stabilità della sicurezza, ma il viaggio verso l'amore. La meta infatti è Dio amore. E qui sulla terra si impara questo. I beni sono il mezzo per vivere e l'occasione per aiutare con amore il prossimo. L'amministratore scaltro, secondo il suo costume ed indole, applica questa sua dote per farsi degli amici, per avere dei rapporti di gratitudine, utilizzando il potere che ancora per poco possiede. Non viene giustificato il furto in quanto tale, ma l'uso dei beni di Dio per raggiungere una qualità di relazione fatta di bene e di solidarietà tra i fratelli. L'amministratore si trova sul punto di dover pagare le sue colpe verso il padrone, ma
non fugge con la cassa, non si assicura beni materiali, cercando di avere di che vivere per il futuro, visto ormai la perdita dell'incarico. Invece gioca la sua disonestà scoperta, favorendo altri in difficoltà e costruendo rapporti di solidarietà. Questo soccorrersi vicendevolmente viene guardato con favore da Dio, che è il vero padrone dei beni. Infatti, tutto sulla terra è suo, ma noi tutti, anche se abituati a dei rapporti di onestà tra noi pari, presumiamo ciò che non è vero, cioè che i beni siano nostri, perché frutto del nostro lavoro, della proprietà ereditata o acquistata. Ma sulla terra nulla è mio, neppure la mia vita, neppure la mia anima. Tutto ci è stato dato per far fruttare i beni materiali nel senso spirituale, beni di carità, di amore, di gratitudine verso Dio e verso il prossimo. Chi di noi infatti sa restituire a Dio tutto quello che ha? Infatti, quel che riteniamo nostro non lo restituiamo a Dio, nelle cose materiali, quando Dio permette un rovescio economico, né quelle morali, come gli effetti che ci vengono sottratti, e tantomeno la nostra vita, la quale a tutti è richiesta indietro da Dio, con il rendiconto della nostra amministrazione, non della ricchezza che per noi stessi abbiamo accumulato, ma delle opere di amore che abbiamo prodotto. Siamo ancora così maldisposti, dunque, verso l'amministratore scaltro della parabola? Non dobbiamo piuttosto rivedere in noi stessi se tratteniamo per noi quello che nostro non è? Dio vi benedica.